Buon venerdì 7 luglio. Misericordia voglio e non sacrifici. Così si esprime Gesù. Una misericordia accogliente che non pone distinzioni tra santi e peccatori. Accoglie tutti allo stesso modo, ricordandoci che tutti noi siamo potenzialmente santi e peccatori. Papa Francesco, poi leggerò il suo commento, afferma che non ci sono santi senza passato e non ci sono peccatori senza futuro. Che cosa significa questo? Che ogni santità deve fare i conti, anche con la dimensione del peccato. E ogni forma del peccato ha di fronte a sé la possibilità della conversione. Misericordia accogliente, quella che Gesù ci insegna. E lo testimonia proprio nella scelta che fa di un suo discepolo Matteo, l'esattore delle tasse, il pubblicano. Gesù mangia con i pubblicani, i peccatori, ovviamente scandalizzando i farisei di ogni tempo, i moralisti di ogni tempo, non solo di quel tempo, ma anche di quello attuale. Ci sentiamo particolarmente evoluti, ma siamo sempre tentati dal giudizio moralistico che non può mai contenere in sé la dimensione della misericordia. Vi è una contrapposizione tra giudizio escludente e misericordia accogliente. Ma vediamo il brano del Vangelo di oggi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte. Pensate un po', le imposte, lui è lì, è l'esattore delle tasse. E gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. È perentorio il dire di Gesù, non fa tanti discorsi, non è che gli chiede come precondizioni per seguirlo di essere protagonista di una conversione. No. Lo invita senza pregiudizi. Seguimi. E lui lo segue. Non chiede, non fa domande, ma dove? Cosa facciamo? Che cosa mi stai chiedendo? No, lo segue, lui, il pubblicano, l'esattore delle tasse. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori che se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Pensate un po' la convivialità con i pubblicani e i peccatori. Udito questo, disse: non sono i santi che hanno bisogno del medico, non sono i sani, scusate, che hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù, mi è venuta la parola santi, non solo per un errore di vista, ma perché molto spesso ciascuno di noi, sentendosi integerrimo come credente, si sente santo, quindi non ha bisogno di accogliere e sentirsi accolto nella dimensione della misericordia perché si sente pregiudizialmente già salvato. No. Gesù ci invita sostanzialmente a rivedere la nostra esistenza, all'insegna appunto della misericordia, a riconoscersi anche malati, peccatori, che hanno bisogno di Gesù ogni giorno. Non c'è un giorno definitivo nel quale possiamo sentirci finalmente guariti per sempre dalla nostra dimensione del peccato. Anche a imparare che cosa vuol dire misericordia e non sacrifici. Scusate, andate a imparare che cosa vuol dire. Vedete, Gesù ci invita ad andare a imparare. Questo significa che non abbiamo ancora imparato. Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, cioè è venuto a chiamare noi,
che non siamo in nessun modo ascrivibili alla dimensione dei giusti, possiamo arrivare a questa dimensione se ci riconosciamo prima peccatori e seguiamo Gesù, ripristinando questa dinamica giorno dopo giorno, non pensando mai di essere arrivati al traguardo definitivo. La nostra vita è all'insegna della misericordia, non del sacrificio. E questo però significa che ci riconosciamo peccatori e cerchiamo, accogliamo, rispondiamo al Gesù che ci invita attraverso quel seguimi. E immediatamente noi ci alziamo, non gli rispondiamo: ah, Gesù, siamo già con te. No, dobbiamo seguirlo. La perseveranza nella sequela. Così si esprime Papa Francesco in occasione dell'udienza generale del 13 aprile del 2016. Abbiamo ascoltato il Vangelo della chiamata di Matteo. Matteo è un pubblicano, cioè un esattore delle imposte per conto dell'impero romano, degli occupanti, e per questo considerato pubblico peccatore. Ma Gesù lo chiama a seguirlo e a diventare suo discepolo. Matteo accetta e lo invita a cena a casa sua insieme con i discepoli. Allora sorge una discussione tra i farisei e i discepoli di Gesù per il fatto che questi condividono la mensa con pubblicani e peccatori. Ma tu non puoi andare a casa di questa gente, dicevano loro. E Gesù, infatti, non li allontana, anzi, frequenta le loro case e siede accanto a loro. Questo significa che anche loro possono diventare suoi discepoli. Ed è altrettanto vero che essere cristiani non ci rende impeccabili. Fissiamo molto bene questa frase che viene formulata da Papa Francesco: essere cristiani non significa essere impeccabili. Come il pubblicano Matteo, ognuno di noi si affida alla grazia del Signore nonostante i propri peccati. Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo peccati. Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla condizione sociale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo. Una volta ho sentito un detto bello: non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. Questo è quello che fa Gesù. Ci invita costantemente noi peccatori a seguirlo, e noi siamo chiamati a fare quello che il pubblicano Matteo fa: si alza e lo segue, indipendentemente da quello che abbiamo fatto o non fatto. Ci sono anche peccati di omissione. Ecco, questo ci rappresenta una opportunità straordinaria che ci porta a una sequela perseverante e quotidiana, senza limiti di tempo, ma sempre costantemente avvolti dalla infinita misericordia di Dio che costantemente e con pazienza ci richiama sulla via della salvezza. Buona giornata a tutti.